Buonasera e benvenuti alla seconda serata del Festival des Harmonies. Questa sera avremo il piacere di ascoltare il gruppo filarmonico di Montjovet, la banda musicale di Courmayeur-Lassalle e la filarmonica alpina di Yonne. Vi ricordo che in sala sono presenti i tre grandi musicisti che compongono la commissione d'ascolto. Si tratta del maestro Jacob De Haan, del maestro Fulvio Creux e del maestro Armando Saldarini. I tre commissari hanno il compito di ascoltare i concerti che terranno le bande in queste serate di festival, per poi dare ai gruppi dei consigli per proseguire il loro percorso di studio durante l'anno che seguirà. Al termine poi di tutta la manifestazione, domenica mattina alle ore 11:30 a Châtillon, presso la sede della Fédération des Harmonies Valdôtaines, i commissari incontreranno tutti i gruppi e tutti gli amatori che possono aver voglia di partecipare per spiegare, dare le loro impressioni sui concerti che hanno sentito, sull'esperienza che hanno vissuto, nonché degli altri suggerimenti utili alla federazione. Vi saluto lasciando la parola ad Enrico Montanari, che presenterà la serata. Grazie. Un saluto a tutti voi anche da parte mia, un saluto alla commissione, una commissione che ormai è da 4 anni che viene invitata al festival. Prima era alla raduno delle bande, quest'anno è alla rassegna. È cambiata quest'anno, i componenti sono tutti e tre nuovi. Una commissione che per noi in questi ultimi anni ha avuto un'importanza notevole, lo dimostra la banda musicale che è schierata per prima sul palco, quella di Montjovet, che è una delle ultime bande nate in Valle d'Aosta. Con tanto lavoro, assiduo e voglia, ecco che questa sera sicuramente potete apprezzarne la loro esibizione. Un'importanza maggiore ancora per noi della Valle d'Aosta, non è facile spostarsi in Valle d'Aosta, le valli laterali, la Valle Centrale, dunque le bande comunque come primo approccio didattico nel paese, è inutile che vi dico che hanno una grande importanza. Dunque il loro migliorarsi, il loro essere sempre pronti a essere critici e a cercare di spronarsi e di raggiungere obiettivi nel limite del possibile, sempre più con un'ambizione insomma notevole, fa sì che il mondo bandistico valdostano in questi ultimi anni è migliorato tantissimo e possiamo, penso, anche esserne tutti fieri. Dunque, detto questo, vi dicevo, una delle formazioni più giovani nate in questi ultimi 10 anni, che però ha saputo subito intraprendere il suo percorso nella maniera giusta e dandosi tantissimo da fare. Yorkshire March è una delle tre marce militari scritte da Ludwig van Beethoven. Siamo nel pieno 800 in Germania, la musica strumentale è inutile dirvi che assume un'importanza notevole da lì in poi. Il grande compositore tedesco la compose nel 1808 o 1809 e la dedicò alla milizia boema. Il brano divenne poi famoso come Yorkshire March grazie al nome del generale prussiano che comandava il reggimento, Ludwig York von Wartburg. Solidamente ancorata alla tradizione delle marce militari di scuola tedesca, la marcia è oggi adottata come un inno ufficiale del battaglione d'onore della Bundeswehr, le forze armate della Germania Unita. Gruppo filarmonico di Montjovet, Yorkshire March, direttore Julien Deren.
L'Olanda, uno stato che in questi ultimi 40 anni ha contribuito in modo enorme al progredire della musica per banda e alle formazioni bandistiche. Uno stato che ha saputo guardare lontano fin dalla fine degli anni 60, degli anni 70. Pensate che è stato uno dei primi a integrare un forte numero della presenza femminile nelle bande. Si dice appunto che l'Olanda proprio in quegli anni sia il mondo bandistico sia stato anche salvato un po' dall'ingresso in numerose forze della presenza femminile. E tanti sono i compositori olandesi affermati nel mondo. Uno di questi è Jan Dehaene. Compone Discovery Fantasy. Il compositore olandese lo ha dedicato a sua figlia Ermanda, cercando di descrivere in musica il percorso di una ragazzina alla scoperta del mondo. Il brano si articola in 5 movimenti. Il primo e l'ultimo hanno per protagonista una melodia che Han aveva usato come sigla di un programma televisivo andato in onda sulla televisione olandese. Tra l'introduzione e il finale si snodano le 3 variazioni in forma di bolero, rondò e intermezzo romantico. Thank you.
Il grande Leonard Bernstein sosteneva che non esiste compositore al mondo che non sia stato toccato o influenzato dal popolo inteso come regione, stato, geografia, popolazione, classi sociali, sentimenti, odio, orgoglio, amore, tristezza, felicità. E suonarlo in piazza alla mattina o suonare in una sala da concerto sempre è un mezzo per riuscire a toccare questo stato d'animo che la storia ha sempre ci ha insegnato e si è sempre portata dietro del popolo. Uno stato d'animo che appunto può nutrire speranza, può nutrire gioia, può nutrire felicità, ma anche avvenimenti tristi. Amazing Grace è uno dei più famosi inni cristiani in liturgia inglese. Si basa su una melodia pentatonica di origine incerta, come molto più antica del testo che il pastore anglicano John Newton scrisse intorno al 1760. Le tracce più precise ci portano due arie popolari del mondo celtico, Gallagher e St. Mary. Non è possibile dar conto di tutte le interpretazioni e le versioni di questo brano, che sono innumerevoli e nei più svariati stili. Quello che ascolteremo stasera è l'arrangiamento del compositore americano David Schaeffer, direttore della banda universitaria di Miami. Amazing Grace. Thank you.
Ci basta uno schioccare le dita, un Charleston sicuramente, per riconoscere una delle musiche che più sono passate magari in televisione al mondo, la Pantera Rosa. Non si tratta di questo, si tratta del compositore Henry Mancini, Enrico Nicola Mancini, più noto appunto come Henry Mancini. È stato un compositore versatile, molto influenzato dal jazz, dai ritmi latini e dal suono delle big band, particolarmente attivo come musicista per il cinema, e in particolare ha scritto nel 1963 la colonna sonora per il film La Pantera Rosa, il cui celebre tema principale ha avuto poi uno straordinario successo. In quella stessa colonna sonora c'era però una straordinaria scatenante canzone che, con il testo italiano di Franco Migliacci, sarà conosciuta con il titolo Meglio stasera. Recentemente Michael Bublé l'ha riportata al successo con il titolo inglese It Had Better Be Tonight. Gruppo filarmonico di Montjovet conclude questa prima parte musicale, direttore Julien Derain.